della Costituzione. Bravo. Ed invero, ed invece, l'attuale Presidente della Repubblica, che in realtà funge anche da Presidente del Consiglio dei Ministri e forse anche da capo indiscusso del PD e del PDL, dovrebbe rileggersi questo libello, e proprio qui glielo possiamo anche regalare, e capire che non siamo una monarchia costituzionale con a capo Re Giorgio I, ma siamo in una repubblica parlamentare. No, 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 però lei non può parlare così del Presidente della Repubblica, lei lo sa questo. Perché no? Ne abbiamo già discusso in altre occasioni. È scritto nella Costituzione, allora, la Repubblica parlamentare. Sì, però lei sa che non può chiamare in ballo il Presidente della Repubblica, anche questo fa parte del regolamento. Allora non lo chiamerò. D'accordo, la ringrazio per questa cortesia. Proceda. L'innominabile. E noi, rimarremo qui giorno e notte per ricordare. L'abbiamo già richiamato. Ho richiamato il collega Colletti a non tirare in ballo il Presidente della Repubblica. L'ho esortato a non farlo. Prego, continui. Grazie, Presidente. Ed allora, invece di fare ogni tanto un monito con il ditino alzato, l'innominato dovrebbe ogni tanto anche guardarsi allo specchio. E ricordo... Se lei continua io sono costretta a togliere la parola. Mi perdoni, non ho nominato nessuno. No. Mi scusi, non ho nominato nessuno. Ho solo citato un libro che dovrebbe conoscere, un personaggio delle favole quasi. Allora... Ma ad ogni modo non lo nominerò più, non si preoccupi, non so neanche chi continui sto nominando in realtà, quindi in un modo non posso appropriato. Nominare chi non ho nominato in realtà. Prego. Ebbene, già nel marzo 2012 ho letto un richiamo al precedente governo all'uso della fiducia solo per giustificabile necessità, per tutelare le prerogative del Parlamento ed assicurato una stretta sorveglianza dei presupposti per l'emanazione di ulteriori decreti legge. Ora forse dovremmo far rileggere queste dichiarazioni a tutta l'Aula, ma anche a tutte le istituzioni. Allora, noi siamo qui da 48 ore, forse di più, saremo qui anche dopo, per tutelare anche i parlamentari della maggioranza, affinché si rendano conto che possono anche non essere solo dei meri passacarte. Altrimenti che ci stanno a fare qui? Ebbene, sul decreto però, dei fa- però, del fare... Perché bisogna sempre passare per questo tipo di considerazioni? I parlamentari sono qui per svolgere le loro funzioni, ognuno in un modo che ritiene opportuno. D'accordo? Mi perdoni, Presidente, ma la critica ognuno ci in un modo, nel proprio modo. Mi perdoni, Presidente. Non c'è bisogno sempre di sottendere. Ma non si può criticare in quest'aula, a quanto pare, durante la sua presidenza. E allora mi faccia criticare. Sì, però sono ore e ore di critiche in questo senso. La prego. E, e ce le meritiamo tutte le critiche. La prego. Ce le meritiamo tutte. Colleghi, per favore, lasciamo concludere. Prego, vada avanti e si astenga per quanto possibile da questo tipo di considerazioni. Dalle critiche non mi posso astenere, neanche dalle considerazioni, visto che siamo qui per questo, per fare le nostre considerazioni e valutazioni. Ebbene, porre la questione di fiducia è la dimostrazione della divisione di questa maggioranza. Forse i colleghi del PD dovrebbero pensare meno al congresso e di più al bene del paese. Colleghi, 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 per favore lasciatelo concludere. Colleghi.
Colleghi, per favore, comportatevi in un modo adeguato a quest'Aula. Allora, onorevole Fiano, la prego. La prego, ritorni. La ringrazio, onorevole Fiano. Colleghi, per favore, abbiate la compiacenza. Non è un bello spettacolo, posso assicurarvi. Basta, basta. D'accordo, basta. La richiamo all'ordine. C'era, la richiamo all'ordine.